ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo in sella alla mia bimba per andare a registrare un paio di video. Il primo appunto è questo qui, che vuole essere un test ride appunto della MT-03660, in questo caso del 2008. Iniziamo dal motore di questa bimba. Ha un motore ovviamente quattro tempi monocilindrico da 48 cavalli, motore da 660 centimetri cubici, che per essere un supermotard appunto, come dichiarano nelle specifiche tecniche, è un gran motore. Passando alla ciclistica, troviamo come impianto frenante un impianto Brembo con pinze Brembo e pasticche Brembo montate in secondo momento da me, o meglio dal mio meccanico. E all'anteriore abbiamo un doppio disco da 300 mm, per la precisione 298, e al posteriore abbiamo un singolo disco, un monodisco da 245 mm. Come mi trovo con questo impianto frenante? Allora, dell'impianto frenante non mi posso minimamente lamentare. La moto, non essendo dotata di controlli, non ha l'ABS. Passiamo al reparto sospensioni. Abbiamo delle sospensioni classiche, non so neanche la marca, perché penso siano delle sospensioni di Marietto il meccanico, ovviamente originali di serie Yamaha. All'anteriore queste sospensioni sono veramente impeccabili, non è molla, non è dura, è un bilanciamento fatto abbastanza bene appunto, quindi non mi ritrovo ad avere in pinzata anteriore la moto che si affossa a terra, anzi rimane invariata, però non è allo stesso tempo dura e rigida, appunto tale da magari farti scivolare. Al posteriore invece ho dovuto fare un po' di regolazione, perché all'inizio era veramente morbido e basso. Come regolazione la moto era molto più bassa. Avendo anche la molla morbida, mi ritrovavo a portare qualcuno dietro e perdere innanzitutto parecchie prestazioni della moto, poiché appunto si appesantiva molto, era bassa, non aveva possibilità di respirare e perdevo un sacco di comfort alla guida e di prestazioni. Al che dopo un paio di mesi ho deciso di ovviare a questo problema, perché mi stava infastidendo parecchio, facendo irrigidire la molla a metà e alzando un po' l'assetto della moto. In questo modo ho notato benefici sia portando dietro i passeggeri, sia da solo, poiché la moto risulta più alta, e questa appunto è un misto tra naked e motard, un super motard. Alla fine la guida, l'impostazione di guida deve essere comunque abbastanza alta, e infatti alzando l'assetto ho riscontrato solo cose positive. L'unica nota negativa appunto è, purtroppo abito a Napoli e le strade sono quelle che sono, ma come anche a Roma, a Milano, nelle grandi metropoli purtroppo le strade fanno schifo, e avendo l'assetto rigido ad ogni minimo sobbalzo, fosso, dosso, formica, scarafaggio, mi trovo la moto che balla come se non ci fosse un domani. Però appunto non mi posso lamentare. Reparto gomme. Allora, abbiamo all'anteriore e al posteriore un cerchio da 17 pollici, quindi stesso diametro di ruota, e dopo aver consumato del tutto il primo treno di gomme, che non ricordo quali gomme fossero, ho montato un bel paio di Pirelli Diablo Strada, con le quali devo dire mi trovo davvero benissimo, perché in quanto aderenza non ci posso dire nulla. Ho provato le vecchie gomme che erano più o meno al 50% di usura,
e la tenuta era buona ma non buonissima. Mi ritrovavo spesso la moto di traverso. Invece con queste gomme, è vero sì che sono nuove, però vi assicuro che impeccabili, non scivolano, non perdono aderenza, ti permettono una piega in curva decisamente più caricata, più forzata, senza appunto mai scomporsi. Passiamo, dopo questi dati, al comfort alla guida. Allora, iniziamo dal pilota. Come sta il pilota in sella? Ci ho fatto camminate varie in città, quindi calore, traffico, fermati, parti, per un paio d'ore, e ragazzi vi posso assicurare che è comodissima. Non avrete nessun tipo di problema se non sentirvi le pacche quadrate appunto dopo un po' di tempo, ma è normalissimo perché a furia di stare seduti tanto tempo anche su una poltrona comodissima avete questo problema. Invece l'ho provata anche in viaggi, appunto ho fatto un paio di viaggetti comunque della durata di massimo un'ora e mezza, e vi posso assicurare che non ho avvertito nessun tipo di problema. Come siamo caricati sul manubrio e posizione della schiena? Essendo un motard non siamo appunto caricati in avanti come una sportiva, ma il busto è abbastanza eretto. Poi dipende da come volete impostare la vostra guida, ma comunque vi ritroverete ad avere una posizione eretta. Sul manubrio invece come ci troviamo? Sul manubrio non siamo per nulla caricati, i polsi non si affaticheranno mai, e quindi esperienza a livello di guida super positiva. Invece la nota dolente arriva, come diciamo un po' per tutti i tipi di moto, tranne le touring, arriva per il passeggero. Il passeggero rispetto a molte altre moto sta più comodo. Sicuramente per stare un po' di tempo in città può andar bene, ma per fare viaggi davvero lunghi ovviamente non è neanche una moto adatta, quindi sconsigliato al 100%. Con le pedane come ci troviamo? Pedane pilota, devo dire che non ho nessun tipo di problema, sono comodissime, e considerando che io sono un bel ragazzone da 1,86 m con delle belle gambe lunghe, a lungo andare sarà magari anche un problema mio, ma ho un pochino di fastidio alle ginocchia. Per quanto riguarda il passeggero, le pedane sono molto alte, quindi magari il passeggero è un pochino più rannicchiato con le gambe e di conseguenza scomodo. Io sono stato dietro la mia moto e posso dire che con la lunghezza delle mie gambe non è per niente comodo. Invece per chi ha le gambe un pochino più corte magari non c'è tutto questo problema. Detto questo, parliamo del motore. È appunto un monocilindrico, quindi abbiamo la maggior parte delle prestazioni a bassi regimi e in partenza, in accelerazione. Questa moto ha 5 marce e tirata al massimo, sto parlando della mia configurazione, quindi con scarico Rhodes Italia Special Carbon, solamente i terminali, filtro dell'aria, gomme nuove, mi sono ritrovato ad arrivare massimo a 175 km orari piegato sul serbatoio in avanti. Quindi in allungo, ovviamente essendo monocilindrico, non aspettatevi chissà che, perché appunto non nasce per questo. Magari da 0 a 175 ci mette pochissimo, però più di quello non va. Passiamo a una simpatica considerazione, ovvero i consumi. Quanto consuma questo ciucciariello? Allora, dobbiamo ovviamente specificare una cosa. La moto, per qualsiasi moto possa essere, i consumi variano in base alla vostra guida.
mi sono ritrovato appunto a fare un viaggetto in autostrada tenendo di quinta, quindi massima marcia, gli 80 km/h, 90-100 giù di lì comunque, e la moto mi ha fatto tranquillamente 24-25 km con un solo litro, quindi a livello di consumi non ci possiamo minimamente lamentare. D'altro canto mi sono ritrovato anche a fare 10-11 km con un litro, perché ovviamente dipende da come portate la moto. Se scannate, tirate, accelerate, cambiate marcia, accendete, spegnete, sgasate, non aspettatevi consumi bassi di nessun tipo, perché non li avrete mai, ma con nessuna moto. Quindi consumi buoni se la guidate con cautela, altrimenti potete stare con la pompa sempre inserita e andate là a buttare via tutti i vostri soldini. Quindi, tirando le somme, le conclusioni, ci ritroviamo ad avere una moto estremamente comoda, senza nessun tipo di affaticamento né niente, con delle ottime prestazioni, soprattutto ai bassi. Decisamente pronta in tutte le marce, con un freno motore spettacolare, veramente interviene parecchio, spettacolare, attenzione, perché se non siete abituati ad avere un freno motore così aggressivo potrete ritrovarvi ad avere decisamente tanti problemi. Però una volta che imparerete ad usare questa moto, vi posso assicurare che ne rimarrete sicuramente contenti. Tenete conto che il sound che state sentendo e che avete sentito per tutto il video non è il sound originale della moto, ma è il sound degli scarichi Rhodes Italia Special Carbon senza DB Killer. Perfetto ragazzi, quindi per questo video è tutto. Non dimenticatevi di supportarmi lasciando un bel pollicione in su, commentando questo video che mi farebbe molto piacere, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!